Benvenuti agli amici di Volonbright, sono qui con Darwin Pastorin, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Giornalista sportivo, scrittore, è stato un onore averlo al convegno organizzato dall'associazione Volonbright. Riprenderei dei concetti che sono stati espressi durante il suo intervento. Quanto è importante l'utilizzo delle parole giuste, la scelta delle parole giuste nel racconto di storie e personaggi? E quanto oggi si può dire che il giornalismo usi le parole giuste? Beh, è importante da sempre, no? Soprattutto oggi che c'è nei confronti della parola quasi un distacco, no? La parola viene utilizzata male, viene sprecata, viene gettata per terra, viene offesa. E questo per quanto riguarda gli sportivi paralimpici, sia per quanto riguarda ad esempio i migranti, cioè vengono usati nei titoli parole che non sono corrette, e bisogna restituire alla parola il suo senso, la sua nobiltà, ed è questo, e soprattutto noi giornalisti dobbiamo cercare di riprendere in mano questo modo di descrivere gli eventi, e soprattutto per rispetto delle persone. Ecco, c'è stata una cosa che è emersa, che lei stesso ha sottolineato, che la parola sbagliata, quello che offende, comunque esiste, c'è. Poi c'è però anche l'attività sportiva, lo sport, che è quell'attività che è in grado di dar vita a degli esempi. Ma lo sport è integrazione, lo sport è una voce per tutti, spesso è la voce di chi non ha voce. Io ad esempio ricordo sempre con piacere la mia infanzia brasiliana, figlio di immigranti veneti, veronesi, con i miei amici in questo quartiere di San Paolo avevamo una bellissima lingua in comune, che era un pallone, e i miei amici erano ebrei, musulmani, mulatti, giapponesi. Lo sport è un linguaggio universale e dobbiamo cercare sempre di più di mantenere lo sport su livelli alti per quanto riguarda il modo di stare in campo e il modo anche di raccontare lo sport. E qui ritorniamo al senso delle parole. Si è sviscerato per chiudere il concetto di supereroe, per definire una persona che fa sport e che nelle sue abilità sembra super. Quanto è utile questo concetto, sostenerlo all'interno della comunicazione? Quanto invece può essere utilizzato anche? Guarda, sono utili soprattutto gli esempi. Zanardi è un grande esempio, ma ad esempio il mio idolo da bambino in Brasile era Mané Garrincha, un'ala destra nata con la poliomielite, poi poco alla volta rimesso in piedi, aveva una gamba più corta dell'altra, veniva soprannominato l'angelo dalle gambe storte, ha vinto due mondiali di calcio, è stato una stella della squadra di Rio, il Botafogo, ed è stato il giocatore più cantato, narrato da poeti e musicisti come penso a Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes, come Gilberto Coutinho. Ed era il giocatore imperfetto, quindi non bisogna essere dei superuomini oppure essere un atleta scolpito in Grecia per poter essere un buon esempio. Io la ringrazio, è stato un piacere averla con noi e buon proseguimento. Grazie a voi.